Possedeva in casa un vero e proprio supermarket della droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 54enne nel quartiere Dante ad Arezzo. Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio è avvenuto il fatto con gli uomini della squadra mobile che sono intervenuti nel quartiere stroncando l'attività di spaccio del 54enne, divenuto ormai punto di riferimento per i tossicodipendenti della zona. L'uomo già conosciuto per alcuni precedenti inerenti agli stupefacenti risalenti a qualche anno fa, aveva ripreso la sua attività criminale. Custodendo nella sua abitazione circa 230 grammi tra marijuana ed hashish, in parte già confezionata e pronta per essere immessa nel mercato. Nell'abitazione è stato ritrovato un vero e proprio supermercato della droga, in quanto sono state trovate anche dosi riconducibili a diversi tipi di cannabinoidi, più o meno pregiate. Ritrovato anche un ovulo di un particolare tipo di hashish, conosciuto con il nome di Karas. Molto ricercato e costoso per l'altra concentrazione di THC che lo caratterizza. Lo stupefacente era custodito in un ripostiglio dell'abitazione, ben occultato all'interno di una scatola di costruzioni di giocattolo. Durante l'attività, gli agenti hanno inoltre sequestrato circa 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e custodite in un portafoglio occultato nell'abitazione e appositamente dedicato a raccogliere i propri dello spaccio. L'uomo è stato dunque arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e condotto presso la locale casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria.